Un attimo. Evviva! Pronta per sgorgare acqua minerale e frizzante, è stata inaugurata oggi la nuova sorgente urbana della Guizza. In città, dopo quello di Mortise, questo all'angolo tra via Monti e via Guizza, il secondo erogatore. È controllata, è un'acqua minerale e si può trovare sia gassata che naturale. Non produrre plastica e soprattutto non doverla smaltire è una delle mission dell'amministrazione comunale anche in questo senso, perché noi calcoliamo di erogare 1000 litri di acqua minerale al giorno con un risparmio di circa 275 tonnellate annue di minori emissioni di gas climalteranti. La sorgente urbana fornirà tutti i residenti della Guizza fino al 28 gennaio. L'acqua sarà gratuita, poi un litro di acqua liscia costerà 3 centesimi e un litro di frizzante costerà 5 centesimi. Tantissimi oggi cittadini e bambini delle scuole di quartiere che sono andati a riempire le loro bottiglie e le borracce. È un'acqua che proviene da due ville di Vicenza, è un'acqua pura, buona. Economica, è molto economica questa qui. Oltre a far risparmiare i cittadini, l'obiettivo è quello di ridurre la produzione di rifiuti. In un anno si stimano oltre 41 tonnellate di anidride carbonica in meno immesse nell'atmosfera. L'impegno che noi stiamo prendendo sui temi dell'educazione ambientale, in sostanza, per un uso consapevole delle risorse e per enfatizzare l'uso dell'acqua potabile che, bisogna dirlo chiaramente, è la migliore acqua possibile perché è stracontrollata, oltre 20.000 controlli all'anno.